Grigio ed insipido, il sapore della mia quotidianità prima che tu apparissi. La solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. Da tempo non sento vicinanza, nessun legame, nessun affetto. Se ripenso a me, in mezzo alle altre persone, mi sento come in un deserto, come su un palcoscenico vuoto. Emozioni di sabbia si scretolano, parole ovattate sfumano. Un vuoto da riempire con cose, persone, affetti, frasi, distrazioni, che non si riempie mai ed allontana, allontana dal significativo, dall'intimità. Le mattine passano ormai una dietro l'altra, come fossero sprecate. Non hanno novità, non hanno colore. Ogni rumore sembra diventare silenzio adesso. Ogni emozione muta. Hai visto che bella giornata? Sarebbe uno spreco. Piuttosto facciamoci due passi. Piacere, Charlotte. Theodore. Quindi sei un fotografo? Sì, esatto. Tu invece che fai? A me piace pensare. Poi ogni tanto faccio anche qualcosa. Qualcosa tipo? Ma fai solo foto? O passi il tempo anche con altro? Scrivo. Ogni tanto. Scommetto che scrivi cose tristi. Anche noiose. Scusa, ma però mi piacerebbe leggerle. Domani?
Loro sono tutti così felici. Non so. Magari fingono. È che per un attimo vorrei provare anch'io quella sensazione. Sentirmi compreso, apprezzato. O anche solo in compagnia. Ascolto il rumore del vento. E non posso raccontarlo a nessuno. E dimmi, che rumore fa adesso? Sembra un respiro. Vedi, Theodore, la solitudine è solo uno stato mentale. Non significa che sei solo. A differenza, prova a renderti conto della bellezza che c'è nella tua personale compagnia. Puoi imparare a percepire più in profondità i tuoi pensieri. I tuoi sensi. La solitudine è solo uno stato mentale. Puoi riempirla con significato. Ti renderai conto, quando lo farai, che in fondo il silenzio è l'essenza delle parole e che la tua compagnia è tutto ciò di cui hai bisogno. Thank you.
solitudine è solo uno stato mentale. E si può dare colore. E si può dare un tono. La si può abitare. La si può vivere. Scoprendo uno spazio dove si può entrare in contatto con noi stessi. Darci valore. Ascoltando in silenzio la voce del nostro corpo. Darle importanza. Perché è la voce del nostro cuore. Perché sei la voce del mio cuore. E se puoi vivere soltanto in me, ed io ti amo, vuol dire che in fondo amo me.